Punizione battuta da Fermanelli con probabile deviazione. Bari Catanzaro 1-2, tutto nella ripresa. Al settimo Chiarella entra in area, a contatto con Lorieri, esce imparato che atterra l'attaccante. L'arbitro Di Cola assegna il rigore, trasformato da Palanca. Al 37esimo contropiede del Catanzaro, ingenuo fallo di imparato su Cristiani, ancora rigore e ancora trasformazione da parte di Palanca, che porta a 2-0 il Catanzaro. Poi al 39esimo accorcia le distanze il Bari per merito di Ride Out, che riprende il pallone respinto dal palo sul tiro dell'altro inglese Cowens. Lecce Atalanta 1-1, tutto nelle finale. A 4 dalla fine l'Atalanta va in vantaggio con Garlini, che riprende una respinta del portiere Braglia sul tiro di Cantarutti. Ma al 44esimo il Lecce riesce a cogliere il pareggio per merito di Panera in azione di mischia furibonda nell'area dell'Atalanta. Ecco il gol di Panera. Cremonese Barletta 1-1, in vantaggio al 43esimo la Cremonese con il difensore Rizzardi con un gran tiro spettacolare da fuori area. Pareggia immediatamente il Barletta di Riccomini con azione impostata da Giusto e risolta con un astuto pallonetto di Cipriani. Modena-Arezzo 1-0, risolve subito la partita il Modena al secondo. Bella Spiga vince un contrasto, fugge e crossa al centro dove Sorbello batte Facciolo. Genoa-Bologna 0-1, la super sfida fra le pluriscudettate è vinta dalle Bologna con un gol di Marronaro al settimo minuto del primo tempo. Udinese-Piacenza 2-0, l'Udinese, osservata da Milutinovic, infligge la prima sconfitta stagionale al Piacenza con una doppietta di Claudio Vagheggi, prima al decimo e poi al 24esimo della ripresa su azione di Caffarelli e finta finale di Dossena. San Benedettese-Triestina 1-0. Al 33esimo della ripresa c'è una bella apertura per Marangon che colpisce la traversa, irrompe Pirozzi che aveva appena sostituito Luperto e realizza il gol della vittoria dei marchigiani. Attenzione al semaforo. Fare dove non arriva lui c'è anche un po' di fortuna. Non rimane che andare negli spogliatoi e farsi raccontare il resto dai protagonisti. Allora, Fascetti, Lazio-Padova era la partita più attesa della giornata. Che partita più...